Dopo aver gettato uno sguardo rapido sulle divisioni dello studio qualitativo dei numeri e considerato l'insieme del primo denario sotto diversi aspetti, ci accingiamo ora ad affrontare l'analisi di ciascuno dei numeri che costituiscono questo primo denario. Fedeli al nostro programma, cercheremo, per quanto possibile, di affrontare i problemi metafisici e mistici che si riferiscono a ciascun numero. Per il momento lasceremo pure i particolari che si riferiscono alla pratica magica dei numeri, ovvero a quei famosi poteri dietro i quali corrono i giovani studenti dell'occulto e al riguardo dei quali non è permesso scrivere senza veli. In una sezione speciale daremo su questo punto dei testi che il ricercatore dovrà sforzarsi di spiegare con un lavoro personale. Il nostro saggio non ha altro scopo che di stabilire una introduzione allo studio dei numeri. Non dispensa dal leggere le opere classiche su questo argomento. Dunque, affrontiamo l'analisi di ciascuno dei primi 10 numeri, cominciando dall'unità. Coloro che si sono fatti strada nella carriera dei numeri potranno ammirare qui con quale saggezza luminosa la provvidenza mette in mostra dinanzi a noi i suoi tesori e ci mostra in che modo fa giungere le sue potenze nelle diverse regioni. Riconosceranno che i numeri sono fissi e finiti nelle loro facoltà radicali, per quanto siano infiniti nel gioco della loro potenza e nelle emanazioni innumerevoli che possono uscire e usciranno eternamente da queste facoltà radicali. Riconosceranno che l'unità è il solo numero, il quale non solo non esce affatto dalla decade divina, né per mezzo del suo quadrato, né per mezzo del suo cubo, ma pure non esce affatto dal suo segreto o dal suo centro e concentra in sé tutte queste operazioni. Riconosceranno che quando questo essere uno si trasporta sia nella regione divina, sia nella regione spirituale, sia nella regione naturale, vi si trasporta con le proprie facoltà radicali e con le emanazioni a loro corrispondenti, ma che i piani e le proprietà che manifesta con ciò sono al di sopra delle nozioni materiali dell'aritmetica e non ne possono conservare il senso grossolano e monotono. Riconosceranno che per mezzo delle sue facoltà radicali e delle emanazioni che loro corrispondono, questo essere uno porta la sua vita e il suo spirito nelle tre regioni e che, sin da allora, possono considerare spiritualmente queste tre regioni come un grande albero, la cui radice resta sempre nascosta nella regione divina, come nella sua terra materna, il cui tronco o il corpo si manifesta nella regione spirituale con il quadrato e i cui rami, fiori e frutti, si manifestano nella regione naturale con l'operazione del cubo. Riconosceranno con ciò quale è il commercio e l'unione attiva che deve regnare tra queste tre regioni o tra questi tre mondi, poiché hanno una comune radice e poiché ci sono dei quadrati spirituali che si estendono fin nella regione naturale e dei cubi naturali che si compiono nella regione spirituale, mentre l'unità divina, come la linfa che produce tutto e che riempie tutto, opera nello stesso tempo e di concerto con le regioni spirituali e naturali, in quanto vi influisce senza posa invisibilmente con la propria radice, con il proprio quadrato e con il proprio cubo,
per vivificarvi i cubi, i quadrati e le radici di tutti gli altri numeri e per farli operare a loro volta, ciascuno, secondo le sue proprietà e virtù. Riconosceranno che, sebbene l'essere uno non si trasporta in tutte le regioni, tuttavia, per l'influenza della sua radice, del suo quadrato e del suo cubo, tutte le sue opere e tutte le sue produzioni spirituali e naturali sembrano complete e rivestite tutte di quel carattere così espressivo dell'unità che ci mostra dovunque il nostro Dio e dovunque il concorso armonico di tutte le sue facoltà e di tutte le sue potenze. L'unità, dice Eckhart Sausen, è essa stessa la propria radice, il suo proprio numero considerato come unità. Nessun calcolo ha luogo nei suoi confronti. Solo nella manifestazione delle sue forze, il primo quaternario si forma con la sua forza trina. L'unità da cui tutto nasce, che è l'origine di tutte le cose, da cui tutto proviene, che conserva tutto e che si rivela in tutte le cose visibili ai sensi, senza essere sensuale, che non cambia mai, che riempie tutto, che è ovunque presente, si manifesta in una forza ternaria. L'unità contiene tutti i numeri. L'unità emana le sue potenze solo con l'addizione di se stessa, sola sorgente di creazione di tutti i numeri. L'unità ha per radice quadrata, cubica ed essenziale se stessa, l'unità. L'unità distribuisce la sua influenza in tutti i piani.